la rappresentante del mondo della scienza. Abbiamo detto che ci sono stati oggi 853 morti, il professor Locatelli ha detto che nei prossimi 10-15 giorni il numero delle vittime sarà più o meno questo. Gli altri indicatori invece sono migliorati. Che segnale è questo? E secondo lei si possono riaprire gli impianti sciistici? Perché ci sono molti che dicono: ma insomma, sciare è uno sport all'aria aperta. E quindi il rischio sarebbe basso. Allora, in questo momento sicuramente la crescita dei contagi sta rallentando, quindi questa è una buona notizia, dobbiamo quindi tutti quanti tenere duro, le misure stanno funzionando, continuare a rispettarle. Per quanto riguarda i morti, sappiamo, ahimè, che il numero dei decessi è l'ultimo a rallentare, nel senso che segue dopo 3-4 settimane la frenata del numero dei contagi. Per cui è vero, nei prossimi giorni il numero continuerà a essere alto e comincerà a calare solamente appunto in una fase successiva, se effettivamente le misure stanno funzionando come i numeri sembrerebbero indicare. Quindi questo ce lo aspettiamo. Purtroppo abbiamo vissuto nelle settimane scorse un aumento veramente drammatico dei contagi che ha portato alla situazione di morti che stiamo vedendo in questo momento. E proprio per rispetto, sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Scutarius, per rispetto dei Scusate. morti, per rispetto dei morti, per rispetto delle persone che stanno soffrendo in questo momento, noi dobbiamo assolutamente smettere di fare polemica sulla riapertura delle stazioni sciistiche o sulle cenoni di Natale, sulle feste di Capodanno. Lo sci è vero, di per sé non è un problema, perché se io scio da sola da cima a valle non ho rischi di contagio, ma tutto quello che c'è prima, dopo, insieme alla riapertura delle piste da sci crea un forte rischio per il paese, perché gli assembramenti per affittare gli sci, per prendere i mezzi di risalita, gli impianti di risalita, per non parlare poi dello spostamento di tante persone da varie parti d'Italia che si ritrovano in questi piccoli paesini dove sono, no, sedi delle località sciistiche, delle località Poi le turistiche, soste nelle baite le dove, diciamo, baite, parlare di dove si assembramenti è beve la usare un birra, la eufemismo. cioccolata calda, per non parlare poi ma anche in queste piccole cittadine che sono piccoline, arriva tanta gente, i supermercati pieni, gli alberghi, insomma non ce lo possiamo permettere in questo momento. Noi dobbiamo davvero pensare a un Natale di riflessione, di pace, di rispetto per la situazione che stiamo vivendo. È una grande tragedia quella che stiamo affrontando, dobbiamo farcene una ragione, non può essere un Natale come tutti gli altri. Paolo